Raffaello Santi, noto come Raffaello Sanzio da Urbino. Rafael Urbinas, come firmava le sue opere. È stata una delle figure di spicco del nostro Rinascimento, colto e di buone maniere, discreto e geniale. Si è formato nell'ambiente squisitamente raffinato della corte ducale Urbinate di Federico da Montefeltro, dove il padre Giovanni era l'artista di fiducia, in qualche modo il responsabile culturale di corte. È ricordato anche per la sua bellezza delicata e la sua gentilezza, che conquistavano l'ammirazione di tutti, i ricchi committenti, i papi, i cardinali, i grandi intellettuali, le donne, tutti i suoi allievi e tutti quelli che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. Quest'anno ricorre il 500° della sua morte e seguire alcuni momenti del percorso artistico della sua vita ci permette di osservare più da vicino quell'attenta e profonda ricerca di bellezza che non lo ha mai abbandonato. Abbiamo scelto come traccia della nostra narrazione i suoi sonetti d'amore, dei quali rimangono in realtà solo degli abbozzi, annotati sugli studi per gli affreschi della stanza della segnatura, di cui parlerò poi. I sonetti narrano di un amore segreto, ma anche dell'amore e della sua potenza, e rappresentano bene quella sua tensione verso un mondo superiore, anche nella ricerca dell'amore fisico, che non appare affatto in contrapposizione con quella più alta dimensione di spiritualità che caratterizza il suo fervente lavoro artistico e tutta la sua vita. Anzi, sembra far parte della stessa materia. Il nostro lavoro è partito da qui e dalle illuminanti parole dello storico dell'arte Antonio Paolucci, che dice: Raffaello aveva intuito che tutto quello che vediamo, tutto l'universo visibile, è una questione di proporzioni, di armonia, di ritmo, come una immensa melodia che attraversa il mondo. E la bellezza altro non è che il visibile riflesso di questa melodia che abita tutte le cose. Come la veggo e chiara sta nel core tua gran bellezza. Il mio pennello franco non è impingere egual e viene manco, perché debole riman per forte amore.
Sì, mi tormenta lo infinito ardore. Il volto roseo, il seno colmo e bianco, con lo rotondo delicato fianco, ha di vaghezza che abbaglia di splendore. L'insieme allo pensier tutto commosse, che atto non fe il saper. Perciò nemica fece la man che al ben ritrar non mosse. Ognor fisso studiar in dolce amica quella beltà che ciel credea sol fosse, fia che il desiar compirà la mia fatica. Dice il Vasari. Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell'accumulare in una persona sola le infinite ricchezze dei suoi tesori e tutte quelle grazie e più rari doni che in lungo spazio di tempo suol compartire fra molti individui, chiaramente poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffael Sanzio da Urbino, il quale fu dalla natura dotato di tutta quella modestia e bontà che suole alcuna volta vedersi in coloro che più degli altri hanno a una certa umanità di natura gentile aggiunto un ornamento bellissimo d'una graziata affabilità, che sempre suol mostrarsi dolce e piacevole con ogni sorte di persone ed in qualunque maniera di cose. Nacque adunque Raffaello in Urbino, città notissima in Italia, l'anno 1483. In Venerdì Santo, a ore 3 di notte, d'un Giovanni de Santi, pittore non molto eccellente, ma si bene uomo di buono ingegno e tatto a indirizzare i figliuoli per quella buona via. Conoscendo questo buono e amorevole padre che poco poteva appresso di sé acquistare il figliuolo, si dispose di porlo con Pietro Perugino, il quale accettò Raffaello. Onde il padre Giovanni, andatosene tutto lieto a Urbino e preso il putto, non senza molte lacrime della madre che teneramente l'amava, lo menò a Perugia, là dove Pietro, veduto la maniera del disegnare di Raffaello e le belle maniere e costumi, ne fe quel giudizio che poi il tempo dimostrò verissimo con gli effetti. È cosa notabilissima che, studiando Raffaello la maniera di Pietro, la imitò così appunto et in tutte le cose che i suoi ritratti non si conoscevano dagli originali del maestro, e fra le cose sue di Pietro non si sapeva certo discernere.
Lo sposalizio della Vergine. È l'ultima opera realizzata da Raffaello con la guida del maestro Perugino. Vediamo qui le loro due opere sullo stesso tema messe a confronto. Si percepisce come Raffaello abbia già preso tutto dal suo primo maestro, anzi, l'ha già superato. Sente ora il desiderio di fare di più. In pieno spirito rinascimentale vuole impegnarsi verso una nuova ricerca del vero. Dal 1504, lo stesso anno in cui conclude lo sposalizio della Vergine, Raffaello Sanzio si trasferisce a Firenze, dunque, dove può ammirare e apprendere dall'opera di Giotto, del Masaccio, di Botticelli, di Filippino, ma soprattutto studiare le ultime conquiste di Leonardo e del suo quasi coetaneo Michelangelo Buonarroti. Da Leonardo apprende il chiaroscuro, la tecnica del colore e della prospettiva pittorica, i principi compositivi per creare gruppi di figure strutturati plasticamente nello spazio. Da Michelangelo, la plasticità, la ricchezza cromatica, il senso dinamico delle figure. Dice il Vasari. Gli fu col tempo di grandissimo disaiuto e fatica quella maniera minuta, secca e di poco disegno che egli prese giovinetto da Pietro a Perugia. Perciò che con molta difficoltà imparò la bellezza degli ignudi. Quando a Firenze Raffaello si diede a voler mutare, migliorare la maniera, non aveva mai dato opera agli ignudi con quello studio che si ricerca, ma solamente li aveva ritratti di naturale. Si diede dunque allo studiare e a riscontrare i muscoli delle notomie e degli uomini morti e scorticati con quelli dei vivi. Ma considerò che la pittura non consiste solamente in fare uomini nudi. A questo si aggiunge lo arricchire le opere con la varietà e stravaganza delle prospettive, dei casamenti, dei paesi, il leggiadro modo di vestire di figure, il fare che elle si perdino alcuna volta nell'oscuro e talcuna volta venghino innanzi col chiaro. Alla fine fece dunque di molte maniere una sola, che fu poi sempre tenuta sua propria, la quale fu e sarà sempre stimata dagli artefici infinitamente. Un pensier dolce e rimembrarsi in modo di quello assalto, ma più grave è il danno del partir, ch'io restai come quei cano in mar perso la stella, se il vero odo. Or, lingua, di parlar di sogli è il nodo, a dir di questo inusitato inganno ch'amor mi fece per mio grave affanno, ma lui pur ne ringrazio e lei ne lodo. L'ora sesta era che il tramonto un sole aveva fatto e l'altro sorse in loco, ato più a far fati che parole. Ma io restai pur vinto al mio gran fuoco che mi tormenta, che dove l'on suole disiar di parlar, più riman fioco.
E in questa divinissima pittura un Cristo morto portato a sotterrare. Condotto con tanta freschezza e si fatto amore che a vederlo pare fatto pur ora. Immaginossi Raffaello nel componimento di questa opera il dolore che hanno i più stretti e amorevoli parenti nel riporre il corpo d'alcuna più cara persona, nella quale veramente consista il bene, l'onore e l'utile di tutta una famiglia. E di vero, chi considera la diligenza, l'amore, l'arte, la grazia di quest'opera, ha gran ragione di maravigliarsi, perché ella fa stupire chiunque la mira, per l'aria delle figure, per la bellezza dei panni e, insomma, per un'estrema bontà che ella ha in tutte le parti. Si tratta della parte principale della Pala Baglioni, che ebbe una lunga elaborazione, con una straordinaria serie di disegni e studi, molti dei quali conservati, che dimostrano più versioni di passaggio, molto diverse tra loro. Quest'opera in realtà non rappresenta la deposizione, ma più precisamente il trasporto di Cristo al sepolcro, dunque un'azione, narrata con un inedito dinamismo delle figure. Per la prima volta in una pala d'altare c'è il movimento, cioè quella che viene definita pittura di storia. Raffaello è riuscito a rendere pittoricamente la tensione dell'azione. È una delle opere più famose del Rinascimento e segna una precisa rottura con il passato artistico di Raffaello. È proprio l'opera discriminante tra la sua giovinezza e la sua maturità artistica, con questa straordinaria ricchezza di colori mai vista prima e una plasticità data dai forti chiaroscuri con gesti, sguardi, attitudini delle figure modernissime, rese con grande attenzione anatomica, ma anche con armonia e varietà. La genesi di questo dipinto è molto singolare. La famiglia Baglioni era tra i gruppi più potenti a Perugia ed è stata proprio la nobildonna Atalanta Baglioni a commissionare al 24enne Raffaello la pala per la cappella funeraria di famiglia. Dopo qualche tempo che il figlio, Grifonetto Baglioni, rimase ucciso in una sanguinosa faida familiare che lui stesso aveva provocato. Atalanta vuole che quell'evento delittuoso si trasfiguri in un'opera dal valore universale, che possa celebrare quella morte sciagurata per trasformarla e per riflettere sui valori più alti della vita. E questo fece magistralmente Raffaello, riuscendo a parlare per la prima volta del tema religioso in termini vivi ma altissimi, come dice il Vasari, divinissima pittura. Bello pensier che in ricercar t'affanni de dare in preda il cor per più tua pace. Non vedi tu gli effetti aspri e tenace de colui che n'usurpa i più belli anni? Dure fatiche e voi, famosi affanni, risvegliate il pensier che in ozio giace. Mostrateli quel sole alto che face salir dai bassi ai più sublimi scanni. Estate dell'anno 1508 è una data fatale, carica di futuro per la storia universale delle arti.
In quell'estate un papa di Roma che sembrava amare la politica più dell'arte e della cultura, Giulio II della Rovere, chiama nei palazzi apostolici due artisti. Uno è un giovane uomo di 33 anni, Michelangelo Buonarroti, il fiorentino, l'artista inquieto già celebre per aver scolpito la Pietà. L'altro è il raffinato Raffaello Sanzio da Urbino, di appena 25 anni e già considerato lo stupore del secolo, soprattutto grazie a quest'opera, terminata a Firenze l'anno prima di arrivare a Roma. Adornò questa opera di una prospettiva di molte figure finite con tanto delicata e dolce maniera che fu cagione che Papa Giulio facesse buttare a terra tutte le storie degli altri maestri, e vecchi e moderni, e che Raffaello solo avesse il vanto di tutte le fatiche che in tali opere fossero state fatte sino a quell'ora. Qui ora ci soffermiamo un po' più a lungo. Il Papa Giulio II non voleva abitare nelle stanze di quello che era stato il suo odiato predecessore, il terribile Papa Alessandro VI Borgia, del quale ancora nei percorsi vaticani si possono visitare le stanze, dipinte da un altro validissimo pittore, il Pinturicchio. Giulio II chiese invece al giovane Raffaello di dipingere il suo appartamento privato, che ha il suo cuore nella biblioteca, quella che oggi noi chiamiamo la stanza della segnatura, che ho nominato prima. La biblioteca di un umanista dell'inizio del XVI secolo, e dunque così la volle anche Papa Giulio II, era strutturata secondo un criterio ben preciso. Doveva comprendere almeno quattro settori fondamentali: un settore dedicato alla filosofia e alle scienze, un altro alla teologia, una terza parte ai libri di diritto e alla fine un altro segmento dedicato alla poesia, alla letteratura, alla bellezza. Questa che vediamo è la parete dedicata alla filosofia e alla scienza.
la scuola di Atene, che raccoglie come in una specie di assemblea di generale palcoscenico grandi spiriti dell'antichità classica. Sono i filosofi e gli intellettuali che hanno abitato il mondo antico e che sono, alcune volte, rappresentate dai volti degli artisti e uomini di cultura contemporanei a Raffaello. Al centro, Aristotele e Platone. Non a caso, perché da loro, come da una sorgente, si dipartono i due grandi rami della sapienza universale. L'idealista Platone, con un dito che indica il cielo, appare con l'effigie di Leonardo da Vinci ed ha in mano la sua opera principale, il Timeo, che è il centro geometrico dell'intera composizione. Accanto a lui il concreto, pragmatico Aristotele, che allunga invece una mano verso la terra. È il ritratto di Bastiano da San Gallo, architetto e scenografo suo contemporaneo. La scenografia grandiosa che sta sullo sfondo è senz'altro l'omaggio all'idea della nuova Basilica di San Pietro che in quegli anni Papa Giulio II e il Bramante stavano immaginando. E segue un equilibrio geometrico preciso e simbolico che si collega ai personaggi raffigurati. Nella parte sinistra ci sono Socrate, la matematica Ipazia ed altri, ma punto focale è Pitagora, raffigurato mentre scrive su un grosso libro. Dietro a lui, con il turbante chinato, il filosofo Averroè, che legge con grande attenzione. Accanto a Pitagora, un giovane regge la tavoletta delle armonie musicali. Sappiamo bene che a Pitagora si fa risalire la scoperta che il suono effimero si può misurare e dunque si può collegare ad una precisa legge matematica che è il linguaggio del cosmo, teoria accettata anche da Platone nel suo Timeo. Per gli architetti rinascimentali, nel proporzionare gli edifici, i rapporti delle armonie musicali hanno avuto un ruolo molto importante, perché coincidevano con le principali misure di un'architettura. Ma l'analogia tra accordi musicali e proporzioni, oltre a testimoniare l'armonica struttura di tutto il creato, serviva anche a dare dignità alle arti della pittura, scultura e architettura, considerate ancora arti manuali e quindi escluse dalla classificazione di scienze. Gli artisti rinascimentali erano coscienti che se la prospettiva veniva codificata in leggi, avrebbe acquistato la dignità di disciplina scientifica autonoma. In questa stessa parte sinistra c'è poi un curioso personaggio, di solito identificato con il filosofo Eraclito, che viene definito il pensatore solitario. In realtà è un omaggio al suo antagonista, Michelangelo, che negli stessi anni stava lavorando alla Cappella Sistina. Nella parte destra, i misuratori della terra e del cielo, Zoroastro, Tolomeo, il cinico nichilista Diogene, Lato e Epicuro, ma anche qui, focale rispetto al gruppo, in posizione simmetrica, quella di Pitagora nella parte sinistra, c'è un personaggio cruciale, Euclide, che punta il compasso su un'altra tavoletta dove ci sono segni geometrici precisi. Raffaello lo rappresentò con il ritratto di quel bramante, gran perito delle costruzioni prospettiche, che probabilmente gli venne in aiuto per questa composizione immensa, con un nuovo metodo pratico, raffigurato con precisione proprio in quella tavoletta. Questo e gli altri tre affreschi della stanza della segnatura, assieme alle figure allegoriche che li affiancano, vogliono raccontare che l'uomo ha il dovere di conoscere come funziona il mondo, indipendentemente dal suo pensiero o dalla sua professione di fede. È un dovere per tutti. Bisogna consultare i testi di qualunque sapiente, anche del musulmano Averroè,
del nichilista Diogene, dell'ateo Epicuro. Inoltre, per la loro composizione simbolica, ci rivelano anche la vasta competenza culturale e scientifica di Raffaello, al passo con quel fermento di scoperta del vero esteso a tutti i campi della conoscenza che anima i grandi del Rinascimento. Tra questi personaggi c'è anche lui, Raffaello, là a destra, un po' in disparte, accanto alla colonna, che rappresenta il pittore greco Apelle. Accanto a lui Protogene, altro pittore greco antico, che ha il volto del suo primo maestro, il Perugino. Raffaello Apelle guarda dritto in camera, come diremmo oggi. Si rivolge a noi osservatori. L'unico altro personaggio che ci guarda con sguardo diretto è anche l'unica donna presente in questa assemblea. Quella matematica, astronoma e filosofa Ipazia, martire della libertà di pensiero, che in questo caso è senz'altro rappresentata da una figura ideale, non da un ritratto. I suoi occhi esprimono tutta la sensibilità e l'intelligenza di una donna, sì ideale, ma viva e di grande personalità. È in questo periodo, qui a Roma, che Raffaello annota sulle numerose carte di preparazione degli affreschi della stanza della segnatura i suoi sonetti d'amore e sull'amore. Raffaello fu il pittore capace di rappresentare la Madonna nell'umana figura superiore, ma anche e soprattutto come madre affettuosa. Anche i suoi ritratti femminili, non di tema religioso, permettono di leggere il suo sguardo, attento alla forza interiore della donna, che non appare più come oggetto effimero o lontano, ma come una persona presente a se stessa, con le sue peculiarità che la rendono unica. E tuttavia, attraverso il reale, si intuisce con chiarezza la sua ricerca di un ideale. Come non pote dir d'arcana dei San Paul, come disceso fu dal cielo, così il mio cor d'un amoroso velo ha ricoperto tutti i penser miei. Però quanto ch'io vidi e quanto io fei pel gaudio taccio che nel petto celo, ma prima cangerò nel fronte il pelo che mai l'obbligo volga in pensieri rei. E se quello altero almo in basso cede, vedrai che non fia a me, ma al mio gran fuoco, qua più che gli altri in la fervenzia escede. Ma pensa che il mio spirito a poco, e il corpo la sarà. Se tua mercede soccorso non li dia,
Lettera di Raffaello al grande uomo di cultura Baldassarre Castiglione nell'anno 1512. Della Galatea mi terrei un gran maestro se vi fossero la metà delle tante cose che vostra signoria mi scrive. Ma nelle sue parole riconosco l'amore che mi porta e le dico che per dipingere una bella mi bisognerìa veder più belle, con questa condizione che vostra signoria si trovasse meco a far scelta del meglio. Ma essendo che restia e di buoni giudici e di belle donne, io mi servo di certa idea che mi viene nella mente. Se questa ha in sé alcuna eccellenza d'arte, io non so, ma ben m'affatico di averla. Vostra signoria mi comandi di Roma. Dice il Vasari: ritrasse molte donne e particolarmente quella sua, della quale fece un ritratto bellissimo che pareva viva viva, il quale è oggi a Firenze, appresso il gentilissimo Matteo Botti, mercante fiorentino, tenuta da lui come reliquia per l'amore che egli porta all'arte e particolarmente a Raffaello. Un nudo nuovo. Fuori dai canoni dell'epoca e sicuramente non immaginato per un'esposizione pubblica. Un quadro che l'artista custodisce gelosamente nelle sue stanze fino al giorno della morte. Il ritratto di Margherita Luti, detta la Fornarina. Sua adorata modella anche per altri suoi celebri dipinti. Racconta l'amore così come è in realtà, racchiuso tra concretezza e idealizzazione. Un amore tra i più noti della storia dell'arte, che è stato celebrato successivamente da artisti di ogni tempo. La Fornarina, forse, racchiude in sé tutte le donne ritratte da Raffaello, dove si impone in modo sempre più evidente una femminilità nuova, moderna, quasi ribelle, che manifesta una propria intelligenza e la consapevolezza del valore di essere donna. Dov'io me strugo e sface, da bianca neve, da rosa vivace, da un bel parlare in donnessi consumi, tal che tanto ardo che né mar né fiumi spegnar potrian quel fuoco. Ma non mi spiace, poiché il mio ardor tanto di ben mi face, ch'ardendo ogni or più d'arder me consumi. Quanto fu dolce il giogo e la catena dei tuoi candidi braci al col mio volti, che sogliendomi io sento mortal pena. D'altre cose io non dico, che for molti che soperchia docenza morte mena, e perciò taccio a te i pensier rivolti. Thank you.
Come la veggo, e chiara sta nel core tua gran bellezza. Il mio pennello franco non è impingere gual, e viene manco, perché debol riman per forte amore. Sì, mi tormenta lo infinito ardore, il volto roseo, il seno colmo e bianco, con loro tondo delicato fianco, ha di vaghezza che abbaglia di splendore. L'insieme allo pensier tutto commosse, che atto non fe il saper, perciò nemica fece la man che al ben ritrar non mosse. Ognor fisso studiar in dolce amica quella beltà che ciel credea sol fosse, fia che il desiar compirà la mia fatica. Poi, confesso e contrito, finì il corso della sua vita, il giorno medesimo che nacque, che fu il venerdì santo, d'anni 37, l'anima del quale è da credere che come di sue virtù ha abbellito il mondo, così abbia di sé medesima adorno il cielo. Gli misero alla morte, al capo, nella sala ove lavorava, la tavola della trasfigurazione che aveva finita per il cardinale de' Medici, la quale opera nel vedere il corpo morto e quella viva faceva scoppiare l'anima di dolore a ogni uno che quivi guardava. Dicesi che ogni pittore che conosciuto l'avesse, e tanche chi non lo avesse conosciuto, se lo avessi richiesto di qualche disegno che gli bisognasse, egli lasciava l'opera sua per sovvenirlo. Non andava mai a corte che partendo di casa non avesse seco 50 pittori, tutti valenti e buoni, che gli facevano compagnia per onorarlo. Egli, insomma, non visse da pittore, ma da principe, per il che, o arte della pittura, tu pur ti potevi allora stimare felicissima, avendo un tuo artefice che di virtù e di costumi t'alzava sopra il cielo. Beata veramente ti potevi chiamare, da che per l'orme di tanto uomo hanno pur visto gli allievi tuoi come si vive, e che importi avere accompagnato insieme arte e virtute. Se a te servir par mi stegeniasse, amore, per gli effetti dimostri da me in parte, tu sai il perché. Senza vergante e in carte, ch'io dimostrai è il contrario del mio core. Io grido e dico or che tu sei il mio signore, dal centro al cielo, più su che Iove o Marte, e che schermo non val né ingegno o arte a schifar le tue forze e il tuo furore. Or questo qui fia noto,
E il fuoco ascoso io portai nel mio peto. Ebbi tal grazia che inteso al fin fu suo spiar dubbioso. E quell'alma gentil non mi dislazia.